Popolo di YouTube, io sono il Mustang e guardate chi è tornato con me. Oh! Antonio Conte, l'asino, eh sì, colui che mi ha accompagnato in tanti video, dai miei inizi soprattutto di YouTube. Poi vabbè, è comparso in qualche spot-o quando era al Tottenham e eccoci di nuovo qua a parlare di lui. Ovviamente adesso sappiamo tutti che andrà al Napoli, praticamente siamo alle firme, però io dico questa cosa ai napoletani. Attenzione, io la dico quasi da amico, la dico. Non è uno spottò, non è uno sminuire il popolo napoletano. Io vi dico che avete fatto un pessimo affare a prendere questo allenatore, poi pian piano ve lo vado a spiegare. Anche se poi questo video sarà un riassunto, perché io ho già parlato ampiamente, soprattutto nel video in cui Conte viene esonerato dal Tottenham. Andatelo a vedere e ve lo linko qua sotto dei problemi che vi porterà. Questo allenatore vi porterà grandi problemi. Attenzione, il Napoli, oggi come oggi, poi vediamo che mercato fa, le cose poi si dicono a fine mercato. Io parlo per oggi. Oggi come oggi il Napoli è la squadra per me più sottovalutata d'Italia per quanto riguarda giocatori singoli. Cioè, tant'è che per me, a parte i difensori centrali, che se ne prendessi uno buono da affiancare a Rachmani, poi avresti tutti i reparti comunque ottimi. Quindi vi dico che è la squadra più sottovalutata d'Italia, cioè secondo me è tranquillamente tra le prime tre per valore assoluto questa squadra. E quindi diciamo lui cosa fa, come ha sempre fatto anche quando era al Chelsea, arriva e prende una squadra che è arrivata indietro in classifica per far vedere che lui è bravissimo. Ma anche quel Chelsea là, ragazzi, era già la squadra più forte, addirittura la più forte in quel caso della Premier League, soltanto che l'anno in cui vince il Leicester 2016 c'è una lotta interna, c'è prima Mourinho e poi Hiddink che falliscono. Conte va a prendersi il Chelsea, che 2 anni prima aveva vinto tranquillamente la Premier League con tutti gli altri grandi club che stavano rifondando e cambiando progetto, e se l'è vinta tranquillamente. Ecco, quindi questa scelta di andare al Napoli mi ricorda un pochino questo. Inoltre, sempre ragazzi, io non è che vi voglio sminuire, ripeto sempre agli amici di Napoli, io non vi voglio sminuire, però se Conte è andato al Napoli è perché nessuno lo ha voluto, nessuno lo ha chiamato. E hanno capito, ormai tutti i top club hanno capito che questo è un allenatore incapace. E così è un po' come Allegri. Io vi ho fatto il video su Conte del Tottenham, il video su Allegri, vi farò anche quello su Simeone prossimamente. Appena magari andrà via dall'Atletico ve lo farò. Però ecco, Antonio Conte è un po' come Allegri, è un sopravvalutato. Però attenzione, io in questo video vorrei farvi appunto un sunto, ok? Per me sono tre i motivi per cui voi non dovrete esultare. Ve lo dirò, diciamo, in maniera molto rapida, perché come avevo già detto a inizio video, lo tratto sotto il video dell'esonero del Tottenham, che appunto vi linkerò. Motivo numero uno. Allora, questo prosciuga le casse. Io sono certo che minimo 100 milioni ve li fa spendere in questo mercato, minimo. E quindi conti che verranno completamente rovinati e anche poi, e questo lo vedremo un po' più in là, adesso ve lo accenno, che sarebbe il problema numero 3, prenderà anche giocatori che sono sopravvalutati, sono giocatori che for sono forti magari fisicamente, ma di tecnica ne hanno poco, perché questo signore di tecnica capisce ben poco. E ve lo dimostrerò anche tra poco, appunto, perché quello sarà il terzo problema che vi esporrò. E appunto, anzi, forse anche come secondo, adesso vediamo anche un attimo come viene. Appunto, volevo dirvi: col Tottenham, in un anno e mezzo, neanche 2 anni, un anno e mezzo, ha speso quasi 300 milioni. Per cosa? Per non vincere niente, per non arrivare neanche in Champions League, per essere buttato fuori dai gironi di Conference League, per essere buttato fuori. Adesso non mi ricordo che era lo Sheffield, forse, da una squadra di Serie B, perché all'epoca era in Serie B. Buttato fuori dalla FA Cup da una squadra di Serie B, ragazzi. Quindi spese folli, inguaiati i club e poi dopo arriviamo al punto 2. Ogni volta che lui molla, lascia macerie, nessuno lo rivuole. Tant'è che alcuni mi dicevano: Conte andrà al Chelsea. Ragazzi, ma perché non è andato al Chelsea? O meglio, perché il Chelsea non l'ha voluto? Perché non è lui che rifiuta il Chelsea. È il Chelsea che non chiama lui, perché ragazzi, Conte al Chelsea ha lasciato un ricordo pessimo, si è comportato malissimo. Anche questo, ripeto, lo tratto anche nell'altro video, però un riassuntino ve lo farei. Ah, e poi una cosa, amici napoletani, voi ricordatevi che avete un presidente
che è molto litigioso, eh. Quindi io mi aspetto scintille molte volte. E vi dico che questa volta, tante volte io do contro anche al vostro presidente, ma stavolta secondo me avrà ragione da vendere. Ma adesso, guardate, io vi riprendo le ultime dichiarazioni che ha fatto nelle sue varie esperienze. In fretta, ve lo faccio. Bari, mi sento tradito dalla società. Cioè, lui è stato promosso, se contestualizzo, in Serie B. Scusami, dalla Serie B alla Serie A col Bari, lui si sente tradito. Cioè, quindi cosa mi significa questo? Significa che lui non ha giocatori adatti per rimanere in Serie A. Arriva Giampiero Ventura, arriva decimo e ferma l'Inter del triplete due volte. Quindi, Conte, anche qui per me hai sbagliato completamente. Ah, tra l'altro, ma che uomo sei? Cioè, tu, uomo di Lecce, vai al Bari. Ma che razza di uomo sei? Vabbè. Tralasciamo. Poi a Bergamo, dove sei stato esonerato. La società non sa gestire le pressioni. Sì, peccato che sei tu che hai aggredito dei tifosi quando eri a Bergamo, che poi appunto sei stato esonerato per questo motivo, caro Conte. Poi Torino alla Juve, la sua esperienza che è durata più anni, tre. Cioè, pensa a te, tre. Questo non regge più di 3 anni. E perché la Juve è la sua squadra del cuore, tra l'altro. Poi tra l'altro che li ha mollati anche durante la sessione estiva, ma vergognati. La società vuole mangiare con 10 euro. Allora, io vorrei dire che con la stessa identica squadra è arrivato Allegri e non parliamo di un fenomeno, ha fatto il video che anche lui è un sopravvalutato. È arrivato in finale di Champions League col Barcellona, poi ha perso perché ragazzi, ve l'ho già detto, il Barcellona più forte e poi se giochi di merda con quel gioco osceno che fa anche lui, tra l'altro, le prendi in Champions League. Ecco, e a Londra, come vi ho anche tra l'altro analizzato prima la situazione, io ho ambizioni la società non so. Peccato che l'anno dopo, allora, tanto tu arrivi quinto e non ti qualifichi neanche per la Champions League, il secondo anno. Dimostrazione che sei un allenatore incapace, non sei neanche riuscito a mantenere il titolo perché gli altri poi si sono rafforzati. E hai avuto dei competitor seri e hai perso. E appunto, anno dopo arriva Sarri, e parliamo di uno che comunque dei difetti ce li ha. Vince l'Europa League, 2 anni dopo arriva Tuchel, vince la Champions League, ok? Quindi ambizioni ce n'erano e come. Milano all'Inter. La società non ha peso mediatico. Cioè, sì, ma se tu vai a sputtanare continuamente quella società che ti ha speso un sacco di milioni, forse è colpa tua se i media ti davano addosso all'Inter all'epoca, no? E poi dopo se n'è andato perché appena ci sono state le crisi, anche provocate da lui per il motivo precedente, che prosciuga le casse, ha prosciugato anche le casse dell'Inter, come del Chelsea e come del Tottenham. Appunto, quindi c'è la crisi, quindi arriva il Covid, gli dicono vendiamo Hakimi, attenzione, solo Hakimi, Eriksen e Lukaku non erano previsti. Lui prende e se ne va, ragazzi, come un vigliacco. E poi vi dico l'ultima, butto via il foglio, vabbè. Il Tottenham che si mette a dire che i giocatori sono viziati, che in società non si vince niente da 20 anni, perché è colpa dei giocatori. Caro Conte, io ti vorrei ricordare che avevi un signore di nome Kane, che è uno degli anche attualmente, secondo me, tra i primi tre attaccanti più forti del mondo, o quattro, insomma, tranquillamente. Hai Son, che a oggi è ancora il giocatore più tecnico della serie, della Premier League. C'era Richarlison, che tu non facevi giocare, adesso arriviamo al punto 3, che non facevi giocare. Attenzione, attaccante che in quella stagione era titolare nella nazionale del Brasile, ok? Titolare, ha fatto anche un gol pazzesco contro la Serbia. Lui lo ha panchinato, lo panchinava, ovviamente poi Richarlison si è incazzato con lui ed aveva ragione Richarlison, quindi rompeva anche lo spogliatoio. Poi, vabbè, acquisti tipo Perisic, Kulusevski, Bentancur, Bissouma che era una pippa assurda, pagato tipo 30 milioni, Romero, cioè aveva uno squadrone ragazzi così forte che non è neanche arrivato in Champions, anzi neanche nelle coppe, neanche in Conference è arrivato. Cioè voi rendetevi conto sto allenatore che sega che è e voi lo osannate perché quando vinceva, ma questo lo dico nell'altro video, vinceva solo perché non aveva competitor. E adesso arriviamo al punto 3. Non capisce un cazzo di tecnica. Lui gioca solo difensivo, come Allegri. Conosce soltanto una strategia, un solo modulo, il 5-3-2, oppure diciamo a volte si mette verso il 5-3-2. Alla fine è un 5-3-2 che si trasforma in 5-4-1 anche quando fa il 3-4-3, che non è un 3-4-3, è un 5-4-1, ragazzi. Bisogna osservarle bene le cose. E appunto lui gioca in questa maniera oscena. E lui, attenzione,
A differenza di Allegri, perché per me Allegri è più bravo di Conte, attenzione, anche se è di poco. Allegri quantomeno ti sa un pochino cambiare il modulo in corsa, fare delle mosse tattiche intelligenti. Lui non è capace, lui non è capace, lui manterrà sempre lo stesso identico modulo, e ve lo dico per esperienza. Inoltre, appunto, lui ripudia la tecnica. Con che giocatori è che litiga lui? Con Fabregas? Cioè, ma poi come cazzo fai a panchinare Fabregas che secondo me tra metà anni 2000 e metà anni 10 del 2000, appunto, è stato sicuramente tra i migliori centrocampisti in circolazione. Forse secondo me era dietro, guardate, ve lo dico soltanto, a Xavi, Iniesta e Pirlo. Dopo c'era Fabregas, che secondo me come migliore, e questo signore qua lo panchinava e ci ha litigato. Ha litigato con Willian, ha litigato con Hazard, e Hazard sappiamo che giocatore era, perché gli faceva fare tutta la fascia, cioè perché fare i rientri ai giocatori tecnici, quindi gli spompi, un po' come faceva Allegri con Chiesa, stesso discorso. Poi solo che lui appunto litiga anche forte con i giocatori. Ma la questione Eriksen all'Inter, ragazzi, vergognosa. Un giocatore che in Premier League vinceva, ha vinto più volte il premio come miglior centrocampista, trascinato il Tottenham in finale di Champions League e tutto quanto, e questo lo panchinava per Gagliardini. Tra l'altro, perse anche una finale di Europa League per questo motivo. Poi vi dico anche che l'unico successo che ha avuto con l'Inter, cioè lo scudetto, lo ottiene quando inizia a mettere Eriksen, perché Vidal si fa male e anche Gagliardini non era in un ottimo momento fisico, quindi è stato costretto a mettere Eriksen, che poi fa anche quel gol su punizione. Però anche Eriksen, ragazzi, lui ripudiava Eriksen, e vi dico che Eriksen dal post Pirlo è il miglior centrocampista che ha solcato i campi della Serie A, e lui lo panchinava, ma rendiamoci conto. Ecco, e quindi aspettatevi un po' la stessa cosa anche a Napoli. Ah, aspetta, ha fatto fuori Politano all'Inter, quindi vi fa fuori Politano. E Politano è stato uno dei migliori, secondo me. Anche in questo anno sciagurato, è stato uno dei migliori anche per l'anno dello scudetto. Lui ve lo fa fuori, ve lo metto già per iscritto. Politano non giocherà con Conte, perché è un giocatore minuto, i giocatori minuti con lui non giocano. Ecco, e perciò, ragazzi, Antonio Conte, ve lo prendete voi, io vi ho spiegato perché, poi potete dissentire, potete anche insomma scrivermi le vostre motivazioni qui, però non prima di aver guardato anche l'altro video dove si spiega tutto. E poi ragazzi, io vabbè, vi rispondo, vi dico anche la mia, perché sono sempre disponibile a rispondere, sempre con toni educati ovviamente, cerco di essere anche io insomma, di usare toni giusti, però appunto il discorso è questo. Che vi voglio cercare di fare, appunto. Il tempo è galantuomo, ok? Dopo queste conversazioni, beh, possono finire lì. Però poi a fine anno, a fine stagione prossima, trarremo le conclusioni e vedremo che cosa farà Conte. Pronostico mio, si qualifica in Champions League, perché con una squadra del genere non puoi non qualificarti in Champions League, poi faranno un mercato iperdispendioso. Non puoi non qualificarti in Champions League, non hai neanche le coppe, perciò il Napoli si qualifica in Champions League. Però, previsione mia, con un signore così non vinci niente. Quest'anno sicuro che non vinci niente. Ma no, ma secondo me non vinci mai niente, dai. È un allenatore scarso, dai, è sopravvalutato. Può vincere solo se non ha competitor. Ma per questo, ripeto, ve l'ho detto un po' in questo video, c'è anche l'altro video. E niente, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale YouTube se volete. Se volete mettete mi piace. Oddio, no, no, no! No, no, mettete dislike! Questo è un incompetente, sono il migliore allenatore del mondo, vincerò lo scudetto anche con il Napoli! È una squadra di merda, è arrivata decima! E io invece farò il miracolo, lo riporterò quando vado in Champions League! Senti, Conte, l'ho già spiegato prima. Tu hai preso il Napoli perché sai benissimo che è una squadra forte. Poi solo loro ti hanno voluto, nessuno ti vuole, sei un povero somaro! Lasciate like, ci vediamo presto, ciao!